Buongiorno a tutti, finalmente Tokyo, racconti di scherma, episodio 5. Qui con noi oggi c'è Carlotta Ferrari. Ciao Carlotta. Ciao a tutti. Ciao. Una delle nostre ragazze del fioretto femminile. Prima domanda che ti faccio, Carlotta. Dunque, tu sapevi che hai vinto 28 gare da quando sei alla Comense? No. Non lo sapevi, te lo dico io. Va bene. Di tutte queste 28 vittorie, che non sono poche, qual è stata la più bella, quella che ricordi con più piacere, insomma, che ti è rimasta più legata? Credo che per un atleta sia difficile rispondere a questa domanda, perché ogni gara è a sé, quindi difficilmente poi si arriva a fare una classifica. Ho due gare che mi rimangono nel cuore, sono l'ultima, la prima nazionale cadetti che ho fatto nel 2019 a Bari, sì. Perché era una delle prime gare della stagione e vincerla è stata una grande soddisfazione, è stato un via perfetto che poi mi ha dato la sicurezza per continuare una stagione, certo, che io reputo una delle mie migliori nonostante il Covid l'abbia bloccata, però sì. Mi è rimasta tanto dentro perché... Sì. È stato proprio il mio primo podio cadetti dopo tre anni che ci provavo ed è stata grandiosa. La seconda gara è stata la gara squadre miste a Novara, il campionato, sì. Sempre perché non avevamo aspettative, siamo arrivati lì per, quasi per gioco, per divertirci. È una squadra completamente, cioè componenti diversi, atleti completamente diversi, c'erano... Griseri, Galvani, Napolitano, Clarissa, Arianna, io, che siamo tutti atleti molto diversi, non solo schermisticamente parlando, ma pure caratterialmente, e quindi è stata una gara che ci ha messo tutti insieme, ha dimostrato com'è la Comense Scherma, quindi composta da tante piccole persone diverse che però quando si mettono insieme fanno una grande cosa. E tra l'altro poi una gara mista, ragazzi e ragazze ragazzi insieme, ragazzi, che è molto diversa, rara, esatto, no? C'è quindi... solo... C'è solo quell'occasione, sì, ogni anno. Sì, sì. Ok. Bene. Un pianto nella scherma, dopo aver fatto un assalto, che sia di diretto che sia di girone, può avvenire dopo una sconfitta, può anche capitare dopo una vittoria. Come vivi questo momento del pianto, diciamo, dopo, dopo l'assalto, se ti capita naturalmente? Ovviamente mi capita. E tendo a magari sfogarmi, a piangere, sia di gioia che di dolore, finita la gara, perché secondo me è un momento in cui diventi molto fragile e nella scherma questa cosa non deve avvenire, quindi dopo i gironi difficilmente dopo un pianto riesci a riprenderti, poi sì. Per carità ci sono le persone che ce la fanno, ma per come sono fatta io ho bisogno di molto più tempo per riprendermi. Il pianto secondo me viene per cioè quando perdi, perché ci alleniamo tutti i giorni tantissimo, da tantissimo tempo, quindi quando una gara va male o non come ti aspetti inizi ad essere... A dire perché? Esatto, inizi ad essere un pochino più insicuro e magari a volte ti vengono dei dubbi su quello che stai facendo, quando in realtà poi alla fine una gara è una gara, quindi non bisogna basare tutto su quello. Pianti di gioia, devo dire la verità, non... partono sempre quando meno te l'aspetti, quindi quando magari abbraccio Serie Massi dopo una vittoria, i miei genitori, perché comunque certo. Ci sono sempre, cioè non mi è mai capitato di piangere subito finito l'assalto, mi è sempre capitato insieme ad altre persone ed è un momento in cui divento fragile perché ci sono altre persone con me che sognano, quindi niente, bello, a piangere bello, questo. Ok, tu hai un fiorettista o un fiorettista che ritiene un po' un tuo modello a cui ispirarti? No, perché trovo che la scherma sia molto varia, quindi è difficile trovare un atleta che, a cui tu ti possa ispirare. È bello però prendere piccole caratteristiche di ogni atleta, non solo italiano, ma andare proprio anche all'estero, perché è sempre bello imparare dai grandi, ma non bisogna solo andare anche campioni, ci sono tantissime persone anche fuori dalla scherma che ti possono insegnare molto. Quindi è bello prendere tante piccole cose, tante piccole persone. Bene, un'altra domanda personale questa, tu hai un fratello gemello che ha iniziato a fare scherma qualche mese prima di te. Quando hai seguito tuo fratello in sala scherma, avresti mai immaginato poi di raggiungere i risultati che hai raggiunto già adesso alla tua giovane età? Oppure no, assolutamente no, perché è iniziato tutto come un gioco, uno scherzo, io sono entrata in palestra per battere mio fratello perché sono molto competitiva e dovevo essere la migliore in tutto e questo è successo nella scherma, poi è andata bene... Così, però assolutamente no, non mi sarei mai aspettata tutto questo. E mi è dispiaciuto un sacco quando ho smesso di fare scherma, perché comunque è stato il motivo per cui ho iniziato, qualche certo. anno fa ho smesso e... Chiaro, sì, sì. Mi avevo perso un mio pezzettino. Comprensibilissimo.
Successiva domanda, andiamo a febbraio del 2018, campionati nel Mediterraneo al Cairo, è stata la tua prima convocazione nazionale, che cosa hai provato dentro di te in quel caso? Stupore, perché ero primo anno cadetta, che è l'anno diciamo un pochino più difficile perché passi dalle piccole piccole a doverti confrontare e scontrare con persone anche 6 anni più grandi, perché le cadette possono tirare pure con l'ultimo anno giovani, quindi sono già 6 anni di differenza. E è l'anno in cui tutti ti dicono non ti aspettare niente, vai e prendi quello che ti arriva, e io ho fatto esattamente questo, non mi aspettavo niente, mi è arrivata la convocazione, che mi rimarrà sempre nel cuore perché la prima è quella che non si scorda mai, e sono riuscita anche a vincere 2 medaglie, giusto. Quindi è stata la soddisfazione per tutta, cioè, la vita schermistica in quel momento, cioè è stato bellissimo riuscire a vincere la prima convocazione. Benissimo. Dunque, oltre a lavorare chiaramente ad allenarti qui alla Comense Scherma, tu ormai già ti è capitato diverse volte, sei stata convocata in nazionale per i ritiri. Quali sono i punti in comune tra il lavoro che fai nella tua società qua alla Comense e il lavoro che fai con la nazionale, oppure delle cose completamente diverse sul tipo di lavoro che si fa? Allora, differenze, la principale è che diciamo che là non sono seguita da un maestro mio, quindi non ci sono masse serie, ma sono quasi sempre con altri maestri, e quindi non dico che sono da sola, però è diverso sicuramente, non ho loro dietro come ho alle gare in palestra. Differenze anche il livello, là sono tutte ragazze, qui in palestra comunque ci sono maschi e femmine con cui confrontarsi, e il livello è molto alto sempre, perché comunque sono le ragazze che poi con cui andrei a tirare alle nazionali. Le tue avversarie, diciamo. Esatto, quindi comunque nazionale. Il livello è molto alto e credo ci sia anche un po' di tensione, dimostrare di essere qualcosa, quando in realtà è un allenamento e andrebbe preso così. Punti in comune, posso dire che soprattutto nell'ultimo anno è stato bellissimo avere comunque le mie 2 compagne di palestra con me, perché ha reso un po' più come se scherma quello che prima era solo un mondo completamente diverso. Ariane e Irene, esatto, che sono arrivate anche loro in nazionale, quindi adesso siamo appena tornati dal ritiro ed è stato proprio come essere in palestra, in vacanza con loro, quindi c'erano loro, sembrava di essere a casa ed è stato molto più bello, familiare, ecco. Bene, c'è qualche differenza particolare nel tipo di lavoro che si fa con la nazionale rispetto alla palestra? Penso, non so. Sì, perché ci si allena mattina e pomeriggio. Ok. Diciamo che anche facciamo preparazione atletica, la preparazione atletica non è diversificata per ogni persona, quindi tutti generale, devono, esatto, è generale, invece qui magari abbiamo il nostro preparatore atletico che pensa singolarmente e... No, più che altro ti danno loro degli obiettivi, quindi degli assalti che devi fare, cose così. Sì. E qui invece magari sei un pochino più libero e te la prendi più tranquillamente. Chiaro. Però bene. L'ultima domanda: come vedi il tuo futuro nella scherma e nella vita? Allora, è una domanda davvero difficile. Eh sì. Perché non si sa mai cosa ci si aspetta al futuro. Cosa immagini? Cosa speri? Diciamo cosa speri. No, spero di continuare a divertirmi con la scherma come sto facendo in questo momento, se poi devono arrivare dei risultati ben venga, ma l'importante è divertirsi, cioè come ha detto Arianna, la scherma senza divertimento è un po' pesante, soprattutto per come l'avevo io, quindi divertirsi, avere il gruppo fantastico che c'è adesso in palestra e continuare così. È fondamentale. Sì. Bene. Dunque, fra poco ci siamo ormai con le Olimpiadi di Tokyo, faccio questa domanda a te come la facciamo a tutti i nostri ospiti di questi episodi di Finalmente Tokyo. L'Italia della scherma a Rio 2016 è tornata a casa con 1 medaglia d'oro e 3 medaglie d'argento, che non è male come bottino. Secondo te cosa potrà capitare invece in queste Olimpiadi che fra poco ci saranno? Cosa ti aspetti? Allora, le Olimpiadi sono sempre una gara particolare perché non sono come europei mondiali, sono proprio una gara a sé. Quindi ci si può sempre aspettare di tutto. L'Italia credo che questa Olimpiadi arrivi un pochino svantaggiata per il fatto che sia stata ferma per la situazione Covid che abbiamo dovuto affrontare e che altre nazioni hanno preso in modo diverso, la Russia e l'Ucraina, come anche l'Inghilterra in realtà non si sono mai fermate. Forse anche la Cina, sì, insomma. Sì, comunque non si sono mai fermate, hanno comunque continuato a fare gare, che è quello che alla fine porta un atleta ad essere abituato. Sì. E quindi auguro a tutti di fare il meglio di sé. Credo che l'Italia sia
favorita per medaglie. Per fare, fare comunque un buon bottino. Esatto, ma dire. Non voglio sbilanciare. No, non è obbligatorio. No. Okay. Bene, adesso ci sono alcune domande secche in cui tu hai una scelta o l'altra, non ci sono vie di mezzo, non c'è il pareggio. Allora, per te preferisci un avversario a destra o un avversario a mancina? È un indifferente, però... devi rispondermi. Destra, dai. Destra, preferisci incontrare una destra. Benissimo. Preferisci fare lezione con i tuoi maestri o lezione con un maestro della nazionale? Con i miei maestri. Ok, è una domanda. Come spettatrice ti piace di più la spada o la sciabola? Tu che sei fiorettista. Sciabola. Sciabola. Sì. Perché la trovi più aggressiva, più veloce? No. No, perché mi sembra più... O perché più affine al fioretto? No. No. Però mi sembra più artistica, più... Cioè, sembra proprio... Più estetica. È bella da vedere, sì. Ok, ok. Ultima domanda. Inizia una gara, devi affrontare il girone. È una gara importante, ok? Immagino che sia una gara importantissima. Preferiresti essere la prima a salire in pedana come primo assalto del girone o al contrario vedere tutte le altre e poi essere l'ultima a salire in pedana? La prima. La prima, subito. Sì. Ti butti subito. Ok. Sì. Perché sennò ti fa venire l'ansia. Okay. Andiamo per prima, poi rompiamo il ghiaccio. Esatto. Carlotta, grazie per questo, grazie per questo intervento. Ringraziamo tutti i nostri, le persone che ci hanno seguito e l'appuntamento chiaramente al prossimo episodio.